a tutti voi di essere qui al Parco della Cerola per l'arrivo del corteo storico. Grazie Alessandro Masti, a te Alessandro. Allora, prima abbiamo accennato, l'ho raccontato appunto prima che arrivaste, ai personaggi pagani che si vedono nel corteo. Infatti le tradizioni antiche e quelle cristiane per molti anni sono convissute, quindi vengono avanti dopo i cavalieri, dopo i cavalli, vengono avanti i maghi, i cartomanti, le vestali, tutti coloro che rappresentano gli antichi dei romani a significare il legame con il mondo antico. Fin dei conti ci è stato tramandato lo stesso Zanobi, pregò in un tempio pagano, poi trasformato in chiesetta, quella appunto di Casilda. Intanto saluto e ringrazio il Centro Ippico Scandicci, Amedeo Giornale e i suoi collaboratori, grazie per la vostra partecipazione. Grazie. Grazie Amedeo, ecco stanno entrando i musicanti, piccoli, vedete i bambini e grandi, diretti da Luca Marino. Grande, bellissimo, straordinario. Ecco le guardie romane che precedono lo stendardo di San Zanobi. Del tempo evidentemente, vero? Eccoli, che entrano pure loro. E ecco, entrano i tre falconieri guidati da Lorenzo. Poi abbiamo Tiziano ed Elena. Grazie per la vostra partecipazione. Un grande applauso a tutti questi figuranti del corteo storico di San Zanobi 2019. Grazie di questo parco. Thank you.
oggi te non c'è. Facciamole un grande applauso e ringraziamoli. Grazie ai bandierai degli Uffizi, grandissimi ospiti di 69. Siamo riusciti a fare tutto questo. Grazie, viva il volontariato! Facciamo un applauso a tutti i volontari della nostra città. Grazie. Quindi hanno permesso di per la strada. Con piacere la parola. Grazie.